Possiamo iniziare quasi puntuali rispetto a quelli che sono i soliti tempi di queste iniziative. Intanto mi presento io sono Roberto della rete di Lilliput, che è uno dei gruppi o delle associazioni che hanno organizzato questo miniciclo di due serate sul tema della crisi. Tema attuale, molto attuale, praticamente se ne sente parlare tutti i giorni, in termini soprattutto catastrofici. E niente, noi da questo, rispetto anche a tutte le cose che abbiamo sentito e che ci hanno passato, soprattutto i mezzi di comunicazione classici, abbiamo voluto cercare di approfondire quelle che potevano essere le vere problematiche, o comunque cercare di capire perché ci siamo trovati a questo punto, perché ci siamo arrivati a questo punto. E quindi abbiamo organizzato appunto questo miniciclo che inizia stasera con il professor Giorgio Gattei e continuerà poi venerdì prossimo, sempre in questo luogo, con Guido Viale. E diciamo che c'è anche una appendice esterna fatta dagli amici del Manifesto, che continuerà anche il 14 giugno in Piazza Pomposa con la presentazione del libro Finanza e Capitalismo di Luciano Gallino. Ci sarà Luciano Gallino stesso a parlare. Allora, intanto una cosa, volevo dire, i nostri titoli di queste serate, non lo nego, sono schierati, cioè nel senso, intitolare la serata su una crisi, chi l'ha voluta e chi la paga, vuol dire comunque pensare, ovvero paura che questa crisi in realtà sia una situazione generata, che non sia poi completamente inevitabile e che poi soprattutto dia delle conseguenze che vengano a gravare su determinati gruppi di persone, determinate classi sociali. E appunto da questa, su questa idea qua partiamo con questa analisi storica che vorremmo fare stasera. Vorremmo continuare cercando la prossima, a partire anche da stasera, ma continuando nel prossimo incontro, a provare a dare anche delle, non dico delle risposte perché probabilmente non ne siamo capaci, però comunque di dare delle idee o degli spunti che possano essere alternativi soprattutto alle risposte che ci stanno dando adesso con queste iniziative tutte tendenti ai tagli, sacrifici che poi vengono poi si stanno estendendo sempre come un'ulteriore lesione, comunque come un'ulteriore difficoltà per le persone a continuare a sopravvivere certe volte. Quindi da queste considerazioni noi siamo partiti, da queste considerazioni noi abbiamo organizzato questi incontri e direi che a questo punto io lascerei anche la parola per il professor Giorgio Gattei per iniziare la sua relazione. Ecco, dunque, sono docente alla Facoltà di Economia di Bologna, mi permetto di parlare di questo argomento perché da un po' di anni lo sto seguendo. Ho pubblicato due piccoli interventi, uno sulla crisi del 2008, pagherete caro, pagherete tutto, pagherete cash, il che si sta infatti verificando, e adesso c'è questa altra questione di questa crisi grande, quella che ho chiamato la grande guerra dei rating. Perché guerra e non più crisi? Allora parlavo di crisi, adesso invece parlo di guerra. Perché, ecco, appunto, come sentivo prima, e non era preordinato, non ci siamo conosciuti 5 minuti fa, ecco, non sono convinto che questa crisi non è affatto una crisi di origine naturale, ma è una crisi provocata che risponde a precise esigenze economiche. Si tratta semplicemente di riconoscere, prima di tutto, non semplicemente, di riconoscerle e di andare a vedere qualcosa ci sta dietro. Ecco, c'è un progetto dietro questa crisi. No, progetto, c'è una guerra.
Cioè una guerra di cui ho cercato di vedere le ragioni. In Occidente le guerre non si possono più fare militarmente, scordiamocelo, da quando è arrivata la bomba atomica le guerre tra quelle che una volta avremmo chiamato gli imperialismi concorrenti non si possono più fare con eserciti e quant'altro, sono guerre finanziarie, e le guerre finanziarie sono, ce ne stiamo lentamente accorgendo, altrettanto sanguinose quanto le guerre tradizionali. Un po' meno, d'accordo, però le vittime ci sono comunque. Ecco dunque, allora parliamo delle guerre. Beh, allora qui ho bisogno, la mia interpretazione sarà quindi economica, questo è evidente, generale, cioè la questione non riguarda, non è confinata all'Italia. Ecco, certo, l'Italia ci siamo dentro, ma stravalica bene la nostra condizione. È una situazione che riguarda tutto l'Occidente, il male è lì. Bene, e qual è questo male? Se mi date un minimo di attenzione, comincerò assolutamente in astratto, salvo poi dopo entrare poi nel contesto di quello che ci sta verificando, perché la mia è un'interpretazione compatta, cioè proprio una roba analitica, teorica, come si sarebbe detto una volta, strutturale, chiamatela come volete, in cui gli elementi individuali, singolari, eccetera, intervengono ma soltanto alla fine. Ecco, allora bisogna cominciare a ragionare a partire da questo fatto, ma come si produce? Ecco, vabbè, per produrre io ho bisogno di capire, ecco, mi sono permesso di farmi dare una lavagnetta per scrivere due cose, ma che semplicemente per memorizzare quelle quattro concetti che non sono soltanto così a chiacchiera, ma devono essere focalizzati, ricordati con evidenza. Ecco, per produrre io ho bisogno di capitale, chiamiamolo K. Bene, questo capitale come può essere? Questo capitale può essere o proprio, cioè mio, lo metto dentro io, oppure, e lo sapete benissimo, di finanziamento bancario, cioè vado in banca, mi faccio dare i soldi. Bene, ora c'è questa cosa curiosa che oggi la gran parte della produzione viene finanziata con credito, non col capitale proprio. C'ho qua l'ultimo dato curiosissimo, ecco, in Italia, e così capiamo subito la nostra debolezza, la prima debolezza strutturale, la percentuale di capitale di debito sul capitale proprio è sul capitale totale, scusate, è l'88%. Cioè cosa vuol dire? Che su 100 di capitale 12 è degli imprenditori, 88 è delle banche, il che vuol dire nostro. Cioè la cosa allucinante è che noi finanziamo la produzione capitalistica di cui guadagnano poi profitti gli imprenditori. Tanto per farvi fare un riferimento, in Francia, noi abbiamo l'88, in Francia è il 70%. Ecco, quindi, ma facciamo un esempio esagerato. Immaginiamo un sistema industriale che produce solo col finanziamento. Con finanziamento. Bene. Quindi non ci mettiamo neanche un quattrino, i soldi ce li danno le banche, cioè immaginate, è la società che finanzia, cioè noi tutti quanti, che attraverso l'intermediazione della banca finanziamo la produzione. Bene, a questo punto si ottiene quello che è il profitto, o meglio quello che gli economisti chiamano in termini percentuali un saggio del profitto, chiamiamolo R, rate of profit. Bene, esiste una teoria, non posso farvi passaggi, ma ci sono, semplici, ma comunque non stiamo a perdere tempo. Esiste una teoria, la teoria del circuito monetario, che spiega che il saggio del profitto, cioè perché, premetto una cosa, con questi finanziamenti abbiamo i capitali, produciamo le merci, però c'è un problema, ecco, questo bisogna ricordarselo, ecco la novità della teoria del circuito monetario, le merci vanno anche vendute, per cui devono incontrare della moneta. Bene, perché altrimenti se io produco e non c'è nessuno che mi compra le merci, abbiamo dei problemi. Bene, se mettiamo insieme il problema, il saggio del profitto, non è altro che quello che guadagnano poi le imprese, non è altro che la risultanza di quello che riescono a far produrre i lavoratori, una volta si sarebbe detto lo sfruttamento, ma sembra che non si possa più dire perché non è politicamente corretto, vabbè, lo chiamiamo sfruttamento allo stesso. Sfruttiamo i lavoratori, otteniamo il saggio del profitto, ma non basta, no, non basta, perché le merci prodotte vanno vendute, per dopodiché soltanto se le vendo riesco a monetizzare il profitto, cioè a trasformare quelle merci che sono risultate dallo sfruttamento dei lavoratori in denaro e dopodiché ci guadagno. Bene, allora questa teoria monetaria
questa teoria del circuito monetario mi ha tirato fuori, ed è una cosa recente, immaginate, è una teoria degli anni 90-2000, bene, è venuta fuori che tenendo conto sia della produzione, dello sfruttamento alla Marx, tanto per fare un nome, ma aggiungendoci anche il problema che poi le merci vanno vendute, e Marx lì su quella cosa lì non aveva glissato, perché a quell'epoca le merci comunque si vendevano, non c'erano problemi, bene, viene fuori che il saggio del profitto deriva, è pari a un rapporto, quindi dipende da un rapporto in cui a denominatore c'è quel finanziamento che le banche hanno concesso alle imprese. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che più le banche finanziano le imprese, più il saggio di profitto diminuisce, intuitivamente lo si capisce, più le imprese vanno, ricorrono alle banche per avere quattrini, per fare la produzione, meno guadagneranno, banale, perché dovranno pagare gli interessi. Bene, ma la cosa divertente di questo è che a numeratore ci vuole un debito. Cioè, ma allora diventa una cosa curiosa, se il finanziamento delle banche c'è, e quindi mi comprime il saggio del profitto, per rialzarlo occorre un debito. Bene, questo debito occorre quindi la necessità in un sistema capitalistico moderno che produce mediante finanziamento bancario alle imprese che ci sia un debito, ci sia una massa di gente che compra le merci a debito. Questa massa di questo debito si divide a sua volta in due tipi. Può essere il debito delle famiglie, e quindi è necessario che le famiglie si indebitino, oppure il debito dello Stato. Ma allora voi capite che qua il giochino è molto più complesso, perché in un sistema, qui lo schemino è molto esagerato, d'accordo, non ci sono altre, è ridotto proprio all'osso, ecco, però vi fa capire che ci sono tre elementi curiosi che giocano attorno alla redditività del sistema, e cioè l'indebitamento delle imprese. Le imprese devono fare debito presso le banche, le famiglie devono fare debito presso le banche, lo Stato deve fare debito presso i cittadini o anche le banche. Ecco, la cosa curiosa è questa, è che se c'è finanziamento al bancario, alle imprese, ci deve essere debito delle famiglie e dello Stato, e so anche di quanto, perché se il saggio di profitto deve essere maggiore di zero, ovvio, nessuno, è impossibile che un sistema economico proceda con un saggio di profitto uguale a zero, bene, se c'è, affinché ci siano, questo, la cosa tragica è che, adesso, perché ci tengo a dirvi, a perdere tempo per parlare della crisi e tirar fuori questo straccio di teoria, perché è importantissima e non la sa nessuno, perché è assolutamente inedita, è una teoria di frontiera, perché cosa mi dice? Che affinché il saggio del profitto sia positivo, cioè affinché le imprese guadagnino, occorre che il numeratore sia maggiore del denominatore, cioè che il debito delle famiglie, delle imprese sia maggiore del finanziamento. E cosa vuol dire questo? Che se il debito delle famiglie e delle imprese cala, cala il saggio del profitto, e se noi volessimo al limite ridurre, portare a zero il debito delle famiglie e dello Stato, immaginate zero qua. Bene, il finanziamento bancario alle imprese deve essere zero, si chiama credit crunch, è quello che stanno facendo. Dopodiché i padroncini sono tutti arrabbiati e dicono: ma perché non mi danno più le banche non mi danno più l'impresa? Perché sta operando questa roba qua? Perché quando qualcuno sta lì a dire bisogna che lo Stato rientri dal suo debito, bisogna che le famiglie rientrino dai loro debiti, stanno invocando che le banche non diano più soldi alle imprese. Bene, ho capito. Abbiamo un casino per cui ci sono banche, ci sono debito delle imprese. Io l'ho chiamato finanziamento per un solo e semplice motivo, perché sta a denominatore, ecco, per voi, per distinguere il numeratore e il denominatore. Debito delle imprese, debito delle famiglie, debito dello Stato. Di quanto? E allora qua un'altra notizia che tutti quanti che non conosciamo. Mi sono trovato una tabellina per sapere
di quanti sono, quant'è l'ammontare del debito di ogni nazione, di ogni, le grandi nazioni, ovvio. Debito, quale debito? Totale. No, cosa vuol dire? Vuol dire che ci ho messo dentro, no, non ci ho messo dentro, ho i dati qui, ci ho messo dentro il debito dello Stato, lo chiamano debito sovrano, ci rompono le scatole che c'è il debito sovrano, ecco, d'accordo, naturalmente si dimenticano che c'è il debito delle famiglie, il debito delle imprese anche, quello non se ne parla, diciamo, lo chiamiamo il debito privato, ecco, questo qua, lo chiamiamo debito privato, Questo è privato e questo è sovrano. Bene, naturalmente ci sono paesi che hanno un debito sovrano esagerato, che non si riescono più a governare, eccetera, eccetera. Vabbè, e il debito privato? Qui ho trovato una tabellina, sta girando, piano piano sta venendo fuori anche in altri. Debito totale come percentuale del PIL. Ecco, piano piano sto raccogliendo queste informazioni. Le ho tirate fuori qua. Bene, allora vi do un po' di dati. Ecco, l'area euro, il debito totale, il debito totale. Quindi adesso avete capito, non soltanto dello Stato, ma anche delle famiglie e delle imprese. Ricordiamoci che ci sono anche quelle. Allora il debito totale, diciamo area euro. Area euro è il 449% del PIL. Cosa vuol dire? Che il debito complessivo è 4 volte il PIL. Se il PIL è 100, questa qui è anzi più, 400. Vabbè, la Francia, 462. Madonna? Di più? La Francia, non è che se... La Spagna, vabbè, Spagna, 472. Vabbè, è quello che sta bene, sta male, è ovvio, è certo. Italia 388. Come? Ma voglio capire. C'ha meno della Francia, meno della Spagna, d'accordo, insomma. Stiamo meglio della Spagna, stiamo meglio anche della zona europea, sì. Vabbè, la Germania, vabbè, è ovvio, no, questo. La Germania è irraggiungibile, 326, vabbè, d'accordo, sappiamo, sono delle formichine. E la Grecia, che è tanto chiacchierata adesso, chissà che roba, 312, meno della Germania. E l'Inghilterra, di cui nessuno parla, tutti i siti, la Gran Bretagna, preparatevi, 1153, ma voglio capire, cos'è? 1153, vabbè, ma come ci fa ad arrivare? Debito sovrano, 83, beh, quasi niente, vabbè, allora come fa ad arrivare a quella cifra lì? Perché il debito privato, imprese e famiglie è 970% del PIL. Sì, però a questo punto, voi capite, ecco, questa qui è, adesso brevemente, una scelta di cose, di percentuali, per farvi capire come quell'indebitamento di prima, se facciamo la somma tutta, è enorme, questi paesi stanno, tutti i paesi, stanno lavorando a debito, che poi il debito sia dello Stato, perché se l'abbiamo tutti quanti con lo Stato, dimentichiamo che ci sono altri due soggetti, anche le imprese e le famiglie. Bene, però a questo punto voi sapete che ci sono delle agenzie di rating, quelle che si chiamano agenzie di rating, che danno le pageline ai vari stati, bene, e danno dei giudizi di qualità, come le stelline per i film, per dire se il film fa schifo, se il film è buono, in modo per indirizzare, in quel caso dei film, gli spettatori, dice, senti, no, una stellina, c'è un cesso, non andarci neanche, una pallina, no, sono quattro palline, un capolavoro, eccetera, eccetera. Benissimo, ecco, anche le agenzie di rating fanno la stessa cosa. Bene, a questo punto sono andato a vedere, anche le agenzie di rating dovranno tenere conto di questa cosa qui, sì. Allora vediamo che cosa hanno dato le agenzie di rating, che valori hanno dato. Alla Grecia, CCC. Oh, dunque, no, se forse non lo sa, per chi non lo sa,
I voti non danno i voti in numero, danno da A, tripla A e AA è il massimo, poi dopo si va a 2, a 3, B, eccetera, e poi si arriva a C. CCC proprio fa schifo, spazzatura. E infatti, l'Italia? Dove sta? Vabbè, la Germania, d'accordo, vabbè, gente, dov'è la Germania? La Germania tripla A, vabbè, è ovvio. Come, la Grecia che ha un debito complessivo minore gli dai CCC, mentre la Germania gli dai AAA che ne ha di più, Francia, questo, i dati non sono aggiornati, dico, questo è a luglio 2011, a luglio 2011, la Francia AAA, AAA, la Francia, la Spagna che sta un po' meglio, 2A. L'Italia allora A, perché adesso è stata mettiamo il dato di allora per fare l'omogeneità. A aveva, adesso è BB. E la l'Italia stava qua. E la Gran Bretagna? La Gran Bretagna AAA. No, voglio capire, la Gran Bretagna con 1153% di debito sul PIL, gli date la tripla A, noi che abbiamo il 388 ci date una sola, anzi adesso ci date BB, ma allora è sormentale, eh? Allora me la spiegate, la valutazione delle banche, delle agenzie di rating non è oggettiva, è politica, mirata, state indirizzando, naturalmente sulla base delle, così come le stelline dei recensori dei film, a seconda del numero delle stelline, poi qual è l'obiettivo di indirizzare il comportamento degli spettatori, per cui gli spettatori andranno a vedere un film con più stelline, andranno a vedere meno un film con meno stelline. Bene, altrettanto è questo, perché attraverso l'agenzia di rating si indirizzeranno i risparmiatori del mondo a comprare titoli dei pubblici e privati, perché ricordatevi, oltre ai titoli del debito suo pubblico, ci sono anche i titoli delle imprese, delle banche, di tutti quanti, ci sono i titoli privati, le obbligazioni, le azioni, c'è tutto qua, in borsa c'è tanta roba, sembra che ci sia soltanto il debito e il debito pubblico. Bene, tenendo conto di tutto, bene, a questo punto voi capite che in questa maniera le agenzie di rating indirizzano il risparmio degli investitori mondiali, perché il mondo è globalizzato, il risparmio gli economisti lo chiamano save all'inglese, risparmio. Beh, voi capite che questo, immaginate che qua ci sia il risparmio globale andrà verso, naturalmente, se io non sono cretino, sulla base di queste indicazioni, che le agenzie di rating sono delle istituzioni che dovrebbero dare giudizi di qualità, ecco. Bene, a questo punto io cercherò di spostarmi verso i titoli che hanno la tripla A, la valutazione massima, mentre mi guarderò bene da andare verso i titoli che hanno la valutazione peggiore. No, qui adesso vi ho detto che oggi adesso ci hanno messo a dicembre, abbiamo avuto BB, e quindi il risparmio correrà verso i titoli francesi, i titoli tedeschi naturalmente, i titoli inglesi, ma là, mentre rifugiranno, si allontaneranno, o almeno se li vogliono comprare, se vogliamo venderli, bisognerà pagarli, apprezzarli di più, dare delle condizioni migliori ai risparmiatori, cioè aumentare lo spread, pagare di più. Dai, se mi ci pigli i bot, ti diamo di più, dai. La Grecia e l'Italia. In questa tabellina ci sono altri paesi. No, è pronto, sì. La Spagna, ecco, ho dimenticato la. No, la Spagna. Spagna, sì, dopo GPA, ma adesso è stato l'altro giorno Moody's l'ha declassificata anche la Spagna. Ecco. C'è un solo problema. Questo è la percentuale di debito pubblico della zona euro. E qual è la valutazione della zona euro? Non c'è. Perché? Perché la zona euro la Unione Monetaria Europea non emette titoli propri.
La novità, ecco, è l'aberrazione. Abbiamo creato un'Europa, uno Stato, una Unione Europea, che non emette titoli di espropri. Quindi i titoli invece vengono emessi dalle nazioni che compongono l'Unione Europea. Oh, ma a questo punto mi viene l'altro problema che mi era rimasto, era questo, ma dico, ma queste agenzie di rating, voglio capire, ma no, fanno dei giudizi, cioè, rispetto a questa cosa qua. Cioè, ma loro guardano soltanto il debito sovrano, ma come fanno a guardare solo il debito sovrano? Io guarderò, è una valutazione su un sistema paese, non è su un sistema, su uno Stato, sulla qualità di un governo, è il sistema paese che stiamo valutando se la Grecia tiene, se la Spagna tiene, se l'Italia tiene, e nell'Italia c'è lo Stato, ma ci sono anche i cittadini, c'è il sistema delle imprese che sta saltando, c'è il sistema delle famiglie che si stanno suicidando, e non valutiamo questo? Ah, noi guardiamo questi, cioè, allora dovete valutare anche questo, eh? Cioè, sì, allora perché fate queste valutazioni qua? Ecco, qui ci sono due condizioni, sono trovato due soluzioni. Una, molto semplice, sono cretini, sbagliano. Per favore, dai. Agenzie di rating. Dunque, agenzie di rating sono delle istituzioni che non fanno altro che prendere tutti i titoli del mondo, studiarseli, valutare se sono buoni o cattivi. No, ieri appunto ha svalutato, ha declassificato la cosa, 26 banche italiane. Banche! Non Stato! Banche! Perché non controllano soltanto lo Stato, controllano anche le banche! 26 banche italiane declassificate. Dopodiché cosa vuol dire? Gente, risparmiatori, non comprate, per favore. Sono titoli di merda, dai, avanti. Bene, a questo punto, queste qui fanno solo questo mestiere qua. Non fanno altro, non hanno sportelli, non fanno nient'altro. Allora, vedi, sono questi economisti, sto lì, che studiano, eccetera, eccetera, e poi danno i loro giudizi. Domanda. Allora, sbagliano? Sono così cretini? Dai, sei intelligente te, per favore. Te non Standard & Poor's mica ti ha preso, dai. Ecco, no, certo, quindi sono bravi. Allora perché danno i giudizi così? Perché sono figli di puttana. Ma no, ma non si può neanche dire. Ecco, non è politicamente corretto. No, c'è un problema. Queste banche, queste istituzioni non fanno banca, non fanno altro, fanno soltanto valutazione. È come il critico cinematografico che cosa fa? Va in giro tutti i giorni, va a vedersi i film e poi fa le palline. Benissimo. Ecco, il problema è, come campano queste agenzie di rating? Vengono pagate dagli enti che emettono i titoli, cioè banche, imprese, che sono quelle, fondi di investimento, emettono i titoli privati, dopodiché li danno a valutare alle agenzie di rating, dopodiché la minaccia velata è questa: se non ce li valuti bene non te ne arriva più neanche uno, non avrai più soldi. Risultato, a noi ci tratti bene, a noi, altrimenti no. Le agenzie di rating sono nel mondo grosse, sono tre, due americane, una inglese. Agenzia di rating italiana non c'è, europea non c'è. La Cina ne ha fatta una, propria, personale, si chiama Dagong, non la caga nessuno, però loro si valutano sulla base di queste. Beh, se è così, abbiamo, ecco, voi capite, una quantità enorme di debito. Io ho fatto due fogli, però ce ne avrebbero degli altri. Ecco, mi dispiace perché credevo di... ma mi sono... Bene, abbiamo una quantità enorme, voi capite, di debito pubblico e privato, che sta incombendo sul mondo. Ecco, e qui c'è una situazione stranissima che nessuno, pochi conoscono, è venuto fuori qualche tempo fa, e cioè che... Un attimo, facciamo un intervento. Ecco, l'anno 2012, perché altra cosa che a me incuriosita è questa, ma perché tutto sto casino quest'anno, non l'anno scorso, non fra un anno, perché no, quest'anno qua, perché? Ecco, perché questo è l'anno dei Maya, no vabbè, però voi sapete che il 21-12-2012, secondo il calendario Maya, qua finisce tutto, ecco, quindi preparatevi, cioè sarebbe l'occasione di fare veramente dei debiti, perché dopo, il cavolo che le pago nel 2013 finisce il mondo, ecco, però, ecco, allora, fidarsi, ecco, l'anno dei Maya, ma c'è l'anno dei Maya anche per la finanza, ma vero, 2012, immaginate nel 2010, l'Armageddon delle borse. Allora nel 2012-2013, ecco più o meno sì, attorno a queste due date, per una serie di circostanze casuali,
tutto quel debito, avete in mente tutto quel debito là, cioè con tutto questo debito enorme, vabbè, una percentuale enorme per una consistenza, per una casualità, va in scadenza. Cioè, immaginate, cioè, ne scade, ah no, c'ho le date, c'ho le date, dunque, no, adesso, perché, vabbè, intanto ormai data l'età, ogni tanto perdo qualche colpo, però recupero perché ho scritto. Dunque, tutto il debito del mondo, tutto il debito del mondo è stato stimato, è tutto, pubblico, privato, tutta quella cosa che vi ho raccontato per capire in che cavolo di mondo stiamo dentro, Ecco, prima cosa, cercare di capire dove siamo, Bene, sono 100.000 miliardi di dollari. Qui a pagarlo non si può fare, lo lasciamo lì, Ecco, beh, però per una serie di circostanze congiunturali, cioè quello che quando è stato emesso, chi l'ha emesso, eccetera, eccetera, insomma nell'anno 2012-2013 va in scadenza una fetta grossa, va in scadenza 12.000 miliardi di dollari. Cosa vuol dire? Che i titoli scadono, molto semplicemente. Per quanto? Per 12.000 miliardi di dollari! Cioè, allora, cosa vuol dire? Che mentre prima, quando il debito è in corso, io pago soltanto l'interesse, è ovvio, cioè, poi arriva la scadenza e no, te mi paghi tutto il valore, capito? Mi restituisci quei soldi che ti ho prestato, ecco, non soltanto l'interesse, ecco. Bene, ecco, questo 12.000, notate, è il 12%, 12% va in scadenza, ma non c'è problema, quando va in scadenza, va in scadenza, ma non c'è problema, ci sono... Cosa si fa di solito? Immaginate, facciamo l'esempio di un affitto, va bene? Va bene, io pago l'affitto, dopodiché dice, vabbè, mi va in scadenza, arriva col contratto, scade e a questo punto mi si pone il problema col proprietario. Va bene, qual è la soluzione più semplice? Dai, ti rinnovo l'affitto, non rompere, stai buono, rinnovo. Ma rinnovo. Vabbè. Lo rinnovi, vabbè, 12.000 miliardi, quelli vecchi li ripigliamo dentro, ne buttiamo fuori. Di quelli nuovi, ecco, immaginate a 10 anni, a 3 anni, 5 anni, dipende, e poi i creditori che hanno ricevuto indietro 12.000 miliardi, cioè che cercate di capire, bisogna dare 12.000 miliardi ai creditori, perché altra cosa che si dimentica, quando c'è un debito c'è un credito, se c'è un debitore c'è un creditore, bene, quando arriva la scadenza il creditore dice vorrei indietro i miei soldini, bene, quanti sono? 12.000 miliardi, no vabbè non ti preoccupare, poi dopo tu tira fuori i titoli nuovi per 12.000 miliardi e poi te li restituisco, vabbè a questo punto ecco, lui è il mio creditore, va bene, io gli pago 12.000 miliardi, però dopodiché io gli tiro fuori, scusa guarda c'è un altro titolo così nuovo eccetera eccetera, sì vabbè me lo sottoscrivi, ci mi piace, me li dai indietro, per cui abbiamo fatto anzi il titolo si è rinnovato, si è allungato, va avanti per i fatti suoi. 12.000, ecco, rinnovo. Sì, però c'è un'altra alternativa, un po' pessima, che il proprietario di casa dice no, non ti rinnovo il contratto perché della casa ho bisogno io, ti do lo sfratto. Succede. Bene, a questo punto cosa succede? Cosa vuol dire in termini di debito? Vuol dire che il creditore dice sì, d'accordo, me li ridai, ma io non rinnovo. Perché questi soldi, per i cavoli miei, cioè, la casa ne ho bisogno, insomma, ci devo mettere mio figlio, ci voglio andare io, un cavolo che ti frega. Ecco, benissimo. Invece di rinnovo, pagamento. E allora cosa deve fare il debitore? Il debitore, ecco, nel caso dell'inquilino, devi trovarti un'altra casa, ti sbatto fuori. Nel caso dei debitori, bene, devi trovarti altri che sottoscrivono i titoli, perché io non li sottoscrivo più. T'arrangi, tu me li paghi e resti lì col cerino in mano. Bene, ora, la cosa curiosa di questa scadenza maledetta 2012-2013 che ci stiamo vivendo dentro, ecco perché tutto il casino è cominciato sul finire dell'anno scorso, precisamente da luglio 2011, improvvisamente dopo che avevano detto che l'Italia stava bene, che era un piacere, si siamo accorti che siamo arrivati fino al punto a settembre, avete capito, se ricordiamo tutti quanti, ancora ce lo vengono a dire, no, voi non sapete su che punto, quale precipizio stavamo camminando, eccetera, eccetera, no, me la dovete spiegare perché il precipizio l'avete visto a settembre, non l'avete visto ad aprile! E mi dovete spiegare perché ad aprile le agenzie di rating dicevano che l'Italia era un paese solvibile. Che cosa è successo?
perché Berlusconi c'era anche prima, non è che non c'era. Ecco, allora, ecco, qual è la questione? Ci si è accorti purtroppo che, facendo le stime, prevedendo eccetera eccetera, che sono 12.000 miliardi, va bene, una parte verrà rinnovata, sicuro, quindi tranquillo, vabbè, non tutta, cioè una parte va pagata, immagino, sparo una cifra, ma è qui, no, no, qui non ci sono dati, mettiamo caso, 90%, rinnovo, 10% va pagato, sai cosa vuol dire? Il 90% dei titoli andranno in scadenza e verranno rinnovati, cioè risottoscritti dai creditori. E quindi si riproducono. Ci saranno 10% di titoli che devono essere pagati e devono togliersi dal mercato, dalla borsa. Bene, allora voi capite se è così. Qui c'è un cerino. Si tratta di sapere in mano di chi va il cerino. E allora qua bisogna introdurre un'altra differenza. Bene, e cioè che il debito, adesso lo sapete, c'è il debito privato e il debito pubblico. Ho spiegato, debito privato che sono banche, anche le banche fanno debito e mettono titoli. Ecco, l'Unicredit so per esempio che è una che si è molto lanciata nelle sue obbligazioni. Mi telefonavano a dire, professore, perché non sottoscrive i nostri titoli? Dico, no, metti i soldi lì, non può tenere i soldi così, devi investirli in qualche modo. Dico, guarda, dove? Si in borsa? Dico, non mi fido per niente la borsa. No, ma le nostre obbligazioni, Unicredit, obbligazioni, ma siete fuori dai coppi, ma sono obbligazioni, ma lei è scema. Appunto, debito privato e debito pubblico. Va bene, adesso avete capito che c'è questa distinzione, spero di avervela fatta capire, che è una distinzione cruciale, importante. Sì, ma c'è un'altra distinzione importante. C'è un debito americano e un debito europeo. Allora se è così, c'è il debito privato americano, c'è il debito privato europeo, parlo dei due perché sono i più grossi, ecco. La Cina, no, la Cina è creditrice, è in avanzo, quindi soldi tutto spiano. Poi c'è un, ecco, no, scusate, ho sbagliato qua, debito privato americano, europeo, debito pubblico americano, ecco, sbagliato a fare a scrivere europeo, ecco. Allora voi vedete che ci sono quattro caselle, il debito privato degli americani e degli europei, cioè immaginate le banche e le imprese americane e le banche e imprese europee, poi ci sono, c'è il debito sovrano, il debito dello Stato americano e il debito dello Stato europeo. Bene, a questo punto il discorso, se è vero il discorso di prima, dice chi è che, dunque, sono in quattro fette, vabbè, una deve rimanere fuori gioco, bisogna decidere, chi è che si sacrifica? Allora, voi capite, com'è le agenzie di rating? Le agenzie di rating sono pagate da chi? Dalle imprese, dalle banche internazionali, grosse cose, quelli lì, quelli che si riuniscono, sì, ecco, quelli che si riuniscono in quelle famose cene, ecco, sono, ci sono queste riunioni. A Wall, che si riuniscono a Wall Street a fare delle cene, e così i banchieri decidono la speculazione. Ci sono i rappresentanti della Morgan Stanley, della JP Morgan, della Goldman Sachs, ecco, 9 banchieri. 9 si riuniscono, ecco, l'ultima che è nota è, perché poi sono così sfacciati che poi la notizia di queste cene passa sui giornali finanziari, per esempio sul Wall Street Journal, ecco, l'ultima che io conosco è venuta a dicembre del 2010, hanno fatto una cena, si sono mangiati un branzino, perché si chiama la cena del branzino, e hanno deciso di fare delle cose nel 2011. Adesso ci troviamo, cosa facciamo? Ecco, benissimo. Ecco, questo per farvi, cioè, beh, sei un po' così prevenuto. Allora mi sono preso una dichiarazione di Helmut Schmidt, che vi ricordate è stato cancelliere della Germania dal 74 all'82, che ha scritto questo.
alcune migliaia di operatori della finanza degli Stati Uniti e in Europa e inoltre alcune agenzie di rating hanno preso in ostaggio in Europa i governi politicamente responsabili. Negli anni 2008-2009 i governi di tutto il mondo hanno salvato le banche con garanzie e col denaro dei contribuenti, ma già dal 2010 questo branco di manager della finanza, super intelligenti e allo stesso tempo inclini alla psicosi, ha ripreso il suo gioco sui profitti. Un pericolo mortale. Bene, questi cosa hanno deciso? Hanno deciso, dice qua, gente, allora, il debito, la situazione del debito è questa. Una parte non deve essere pagata, quindi non deve essere rinnovata. Allora chi si rinnova sta tranquillo, chi non si rinnova rimane col cistrino alla mano. Bene, chi si strina alla mano? Dunque chi erano questi? Banchieri, privati, benissimo, il debito privato si salva. Sia americano che europeo. Vabbè, il cerino e passa al debito sovrano, al debito pubblico. Chi si strina è lo Stato, non sono i privati. Cioè chi deve restituire i soldi? È lo Stato, sono gli Stati, non i privati. Beh, ma gli Stati sono Stati Uniti ed Europa. Bene, allora se voi vi... Non, io lo ricordo in questo librino, l'abbiamo già dimenticato, da gennaio a luglio ad agosto 2011 c'è uno scontro fortissimo per far pagare il debito pubblico americano. Risultato, Obama vince, viene declassificato, le agenzie di rating abbassano il titolo, il rating, però Obama ce la fa, si salva, è rinnovato. Ma allora, ho capito, il cerino resta al debito sovrano europeo. Cioè, coloro che dovranno sacrificarsi, cioè pagare il debito ai creditori, sono gli Stati europei. Il governo dell'Europa. No, perché? Perché il governo dell'Europa non esiste e il debito pubblico europeo, ve l'ho detto prima, non c'è. Cioè, il debito europeo non c'è. Ma cosa c'è allora? C'è il debito sovrano o pubblico dei singoli stati. E allora li mettiamo. Francia, Germania, mettiamo i principali, ovvio, ci sono tutti, ecco, ci sono questi. C'è il debito francese, il debito tedesco, il debito dell'Italia, il debito della Spagna, il debito dell'Irlanda, il debito del Portogallo, il debito della Grecia. Ah, ho capito. Allora, abbiamo detto, è questa la parte di debito pubblico che va sacrificato, no, che va pagato, va restituito, dovete pagare, pagheremo caro, pagheremo tutto, pagheremo cash. Bene, questi, tutti, no, piano, questi sono debiti separati, Ecco, li abbiamo scoperto, che non sono tutti questi paesi tutti uguali, questi, c'è una riga qua. Questi qui, mettendoli in ordine, eccetera, eccetera, in un certo ordine, Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia, Spagna, danno la sigla PX. Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia, Spagna, che vuol dire in inglese maiali. Ah, ma allora ci sono i paesi, in Europa ci sono i paesi maiali, e i paesi non maiali, anzi maiali con due i perché ci sta dentro anche l'Italia. Ecco, una delle novità più sconvolgenti è avere scoperto che anche l'Italia era maiala. È maiala l'Italia, mi dispiace. Ecco, Francia e Germania non sono maiale, no. Cosa vuol dire? Ecco, ma allora sono i paesi maiali che dovranno pagare. Torniamo qui. Chi deve pagare non è il debito, per chi dovrà restituire i soldi ricevuti a credito. Vi abbiamo dato dei soldi a credito, ma li dovete restituire. Non certo i debitori privati, non certo il debitore americano,
pubblico americano, il debitore pubblico europeo, no, il debitore pubblico maiale, sono quelli che devono essere sacrificati. 9 maggio 2010, era tutto previsto. Cioè a me è la cosa che mi fa girare appunto questa cosa qua, perché io ho la mania di ritagliare gli articoli di giornale, poi ogni tanto li vado a riprendere, e a questo punto mi scopro, ma no, ma l'avevano già detto, ma perché non ce ne siamo accorti in tempo? 9 maggio 2010, Atene, Lisbona e poi Eurolandia, tutti i bersagli della speculazione. Cosa stava per succedere venerdì e cosa potrebbe ancora accadere? Atene, Lisbona e poi Eurolandia, appunto, l'abbiamo già detta. Adesso a voi ve la facciamo pagare tutta sta roba qua. Ma cosa sono i paesi maiali? Allora cos'è? Vabbè, ma perché noi siamo maiali invece quei due là non sono maiali? Allora su questa storia c'è stato un grosso dibattito che si sta forse chiarendo finalmente adesso, perché tutti hanno detto che i paesi maiali sono quelli che hanno un debito sovrano spaventoso, è un debito pubblico eccezionale, eccetera eccetera. Benissimo, bene, allora viene fuori che il Belgio ha un debito pubblico superiore al nostro, ma maiale non è. E allora? Non è quel criterio lì. Ma ecco, è una balla di dire che i paesi maiali sono i paesi che hanno più debito pubblico. I paesi maiali sono quelli che, finalmente è venuto fuori la questione, sono quelli che importano più di quanto esportano. Cioè, i paesi maiali sono quelli in cui le importazioni sono maggiori delle esportazioni. Non esportano a sufficienza, però devono importare, se non altro pensate per l'energia, per il petrolio, eccetera, eccetera. Vabbè, d'accordo, ma voglio capire, se le esportazioni, se le importazioni sono maggiori delle importazioni, io ai paesi, mentre i paesi non maiali sono quegli altri, i paesi non maiali sono quelli che esportano e le esportazioni hanno maggiori delle importazioni. Bene, a questo punto cosa vuol dire? Che i paesi maiali importano dai paesi non maiali. Bene, a questo punto però, siccome c'è un deficit, lo pagano, devono, la differenza la devi pagare in moneta. E infatti i paesi maiali pagano la differenza in moneta. Ecco qui una novità, ecco la novità. Una volta avrebbero pagato con le loro monete nazionali, avrebbero pagato con le dracme, che so, le scudo portoghese, che so, la lira italiana, quelle cavolo lì, tutte con ognuna con le sue monete. Certo, a questo punto avrebbero ricevuto i paesi creditori, per chiarirci subito, questi sono i paesi debitori e questi sono i paesi creditori. Ecco, così cominciamo a capirci, stringiamo l'argomento. Ecco bene, avrebbero pagato i paesi debitori, avrebbero pagato con le loro monete, più o meno con la liretta, dice, ma poi la svalutiamo, dopo ti freghiamo, guarda che se te li prendi, se prendi le nostre monete, a questo punto poi ti faccio la svalutazione. Ricordatevi, ci ricordiamo, 20 anni fa, nel 92, il governo Amato ha fatto una svalutazione della lira del 40%, se uno aveva una lira all'estero, dopo un po' gli valeva il 40% in meno. Ecco, no, ci abbiamo l'euro, te mi paghi in euro, moneta fissa, e non me la svaluti più, perché nella stupidità i paesi maiali hanno rinunciato al potere di manovrare la moneta, l'hanno ceduta alla Banca Centrale Europea, il potere monetario, tutti contenti, siamo in Europa, Dio buono, come si chiama, fa l'inno alla gioia, grande, siamo europei, gli italiani per primi, benissimo, abbiamo rinunciato a manovrare, a fare una politica di cambio, attribuendo la politica di cambio alla Banca Centrale, Francoforte, benissimo, quindi non abbiamo più la manovra, possiamo più svalutare, dopodiché i soldi vanno ai creditori, abbiamo importato, ci danno delle merci. Francia e Germania, ma avete visto quante merci compriamo, che sono di produzione francese, inglese e tedesca? In farmacia, quasi tutto tedesco. Andiamo ai magazzini, ai supermarket, quanti prodotti francesi? È tutta roba che viene importata. Perché? Perché non la produciamo più noi. Abbiamo smesso di produrla e quindi dobbiamo importarla.
Dopodiché però paghiamo, e paghiamo naturalmente la differenza, la paghiamo in euro. A questo punto i creditori hanno degli euro, ma che cavolo me ne frega a me di avere delle monete, scusate se ho delle monete in tasca, cosa mi serve? Nulla! Appunto, cosa fanno questi maiali? No, questi veri maiali, non questi, i maiali con i sola. Ecco, questi qua prendono questi euro e dice, scusate, voi tirate ben fuori dei titoli dei BOFT o così via. Noi vi restituiamo gli euro e noi ci prendiamo i bot. E sui bot ci date gli interessi. È bellissimo. Perché così il paese maiale ci ha dato le merci, noi gli abbiamo dato gli euro, lui ci restituisce gli euro, noi gli diamo il bot e noi gli paghiamo anche l'interesse su quei bot. Eh? Sì, ma adesso è arrivato il momento. Adesso, paesi maiali, ce li ripagate questi bot. Come hanno fatto? Dunque qui parliamo dell'Italia, perché è stato esemplare. Improvvisamente si sono accorti. Torniamo. Debito privato rinnovato. Rinnovo. Debito americano, rinnovo. Debito europeo, pagamento subito, immediato, no, piano. Non tu subito. I PIGS, nei PIGS c'è Italia. Italia, devi restituire, devi pagare. Non ti rinnoviamo niente, devi restituire. E questo quando si è verificato? Questo si è verificato il 5 di agosto 2011, con una lettera che poi è stata pubblicata soltanto alla fine di settembre, personale al Presidente del Consiglio Berlusconi, ad opera di Jean-Claude Trichet, allora Presidente della BCE, e di Mario Draghi, che era candidato a sostituirlo. Caro Primo Ministro, il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea il 4 agosto ha discusso la situazione dei mercati di titoli di Stato italiani e il Consiglio Direttivo ritiene che sia necessaria un'azione pressante da parte delle autorità italiane per ristabilire la fiducia degli investitori. Dovete pagare. Risolvo, vi salto i pezzi. Il governo italiano ha deciso di mirare al pareggio di bilancio nel 2014 e a questo scopo ha introdotto un pacchetto di misure. Sono passi importanti, ma non sono sufficienti. Il governo ha l'esigenza di assumere misure immediate e decise per assicurare la sostenibilità della finanza pubblica. Ulteriori correzioni del bilancio sono necessarie. No, cercate di capire, non è il Parlamento italiano questo, questa è la Banca Centrale Europea con dentro quel santuomo che si chiama Mario Draghi. Dopo cerchiamo di capire perché è Mario Draghi. Riteniamo essenziale per le autorità italiane anticipare di almeno un anno il calendario di entrata in vigore delle misure adottate nel pacchetto di luglio 2011. L'obiettivo dovrebbe essere un deficit migliore di quanto previsto fin qui nel 2011. Un fabbisogno netto dell'1% nel 2012 e il bilancio in pareggio nel 2013 principalmente attraverso tagli di spesa. Già detto, l'hanno detto, ce l'hanno ordinato. È possibile intervenire ulteriormente nel sistema pensionistico, rendendo più rigorosi i criteri di idoneità per le pensioni di anzianità e riportando l'età del ritiro delle donne nel settore privato in linea con quello stabilito per il settore pubblico. Ma scusa, voglio capire, ma abbiamo la sovranità oppure no? Il governo dovrebbe valutare anche una riduzione significativa dei costi del pubblico impiego, rafforzando le regole per il turnover e, se necessario, riducendo gli stipendi! Non meravigliatevi se poi lo fanno. Vista la gravità della attuale situazione sui mercati finanziari, consideriamo cruciale che tutte le azioni elencate nelle suddette sezioni 1 e 2 siano prese il più possibile per decreto legge, seguito da ratifica parlamentare entro la fine di settembre 2011. Sarebbe appropriata anche una riforma costituzionale
che renda più stringenti le regole di bilancio. Con la migliore considerazione, Mario Draghi, Jean-Claude Trichet. Questa l'abbiamo letta 2 mesi dopo. È arrivata personale a Berlusconi. Berlusconi? Ecco, no. La voce si sapeva, la lettera l'ha letta, ma l'iniziativa si sapeva. La BCE ha commissariato l'Italia. O fai così o pomì. Beh, a questo punto la cosa bisogna dirla, poi poverino. Ecco, Berlusconi ha cercato di fare come al solito il furbo. Vabbè, sì, d'accordo, la faremo, d'accordo. Passano le scadenze. Sì, settembre, d'accordo, cos'è che dicevate entro settembre? Vabbè, ci arriviamo tranquilli, piano, un po' alla volta, gli italiani sono un po' così. No, basta. Te ne devi andare, perché non sei affidabile. Le accuse di Angela Merkel al vertice di Cannes. Silvio, l'euro è in crisi per colpa tua. Merkel chiese via Berlusconi. Ha telefonato a Napolitano e gli ha detto caccialo via. Napolitano ha smentito il Wall Street. Dove viene sta notizia qua? Il Wall Street Journal. Angela Merkel telefonò a Giorgio Napolitano da Berlino nella fredda sera del 20 ottobre. Questo aveva fatto il furbazzo, doveva fare tutti quei provvedimenti entro settembre, ha fatto il pescintosito. Poi chi sa, sì, d'accordo, proprio tipico degli italiani, vabbè, poi facciamo un po', sì, d'accordo, va bene, va bene. No, questa, immaginate la tedesca, la crucca, no. Dov'è? 20 ottobre, basta. Sfratto, io gli do lo sfratto a quell'inquilino lì. Angela Merkel telefonò a Giorgio Napolitano da Berlino nella fredda sera del 20 ottobre e gli chiese di fare il possibile per avviare un dopo Berlusconi. Gli chiede, con modi diplomatici, di sostituire il capo di governo. Napolitano comincia, questo è il Wall Street Journal, mostra di aver ricevuto il messaggio e comincia a sondare i partiti sull'appoggio di un nuovo governo, il risultato lo sappiamo tutti, viene fuori Mario Monti. E chi è Mario Monti? No, perché voglio sapere le cose. Mario Monti aveva lavorato per la Goldman Sachs. È stato il responsabile europeo della Goldman Sachs. Hanno messo un loro uomo a capo del governo italiano. Vabbè, madonna. Sì, no, ma ha fatto di peggio. Perché alla BCE Mario Draghi è stato un dipendente della Goldman Sachs. Ce ne sono tantissimi, qua c'è l'elenco da Rubin, tutti gli uomini del Government Sachs. Io italiani ne abbiamo 4, dico, dove, gli uomini della Goldman Sachs. Adesso 2 li conoscete che hanno lavorato per la Goldman Sachs, e una di quelle che fanno, dov'è? Là, la cena del branzino, c'eri anche te? Nella cena del branzino, come no? Certo, c'ero lì, ero capotavola. ecco, sì, eccolo qua. Ecco, i protagonisti della cena del branzino, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, JP Morgan e Goldman Sachs, è considerata tra le più prestigiose banche d'affari, tra le sue specializzazioni, i derivati e le azioni ad alto rischio. Oh yes, senza rete! E cacchio, bravi. Consulenti della Goldman Sachs sono stati italiani, Mario Draghi, Mario Monti, Romano Prodi e Gianni Letta. Ah vabbè, allora comunque si cadeva lì, cioè voglio capire, non c'erano alternative. Cosa rimane? Bersani? Bene, d'accordo. A questo punto, no, leggete, ecco i giornali. Nuriel Rubini, che è un commentatore economico importante, scrive su Repubblica, eccetera, è un bravissimo economista, ma appunto è questo qui, gente, è la voce del padrone. Oh, finalmente. Cacciato via Berlusconi, fatto il governo, io l'ho chiamato Goldman Sachs, ora siete diventati credibili. Ma dovete tagliare il debito almeno del 25%. Cioè, avete un debito del 120% sul PIL, un quarto, lo dovete restituire.
il più presto possibile. Lo dovete pagare. E noi non ci stiamo. Non ci state? Bene, allora voi ve lo costringiamo, perché applichiamo quello che è stato chiamato, è in corso di ratifica. No, è cosa curiosa, l'hanno già fatto. I governi l'hanno già firmato. Deve essere ratificato dal Parlamento. Quello l'avete sentito, il Fiscal Compact. Allora, il Fiscal Compact, dice, allora sono andato a guardarlo, dico, Dio buono, questo, tutti obbedienti, a marzo hanno firmato il Fiscal Compact. E che cos'è? Che cos'è sto Fiscal Compact? Il Fiscal Compact ha due meccanismi. Uno, il bilancio deve essere in pareggio. Cioè, cosa vuol dire? Che le entrate dello Stato devono essere uguali alle spese. Bilancio in pareggio. Cioè, debito statale uguale, no, deficit, scusate, no, questo è il deficit. Deficit statale uguale a zero. Naturalmente, se il deficit statale è uguale a zero, il debito non cresce più. Cosa vuol dire questo? Vuol dire molto semplicemente che se volete avere le tasse, se volete avere delle spese sociali, pubbliche, dovete pagare le tasse. Se non volete pagare le tasse, perderete le spese pubbliche, non c'è possibilità. Quindi basta. Non pensate che lo Stato possa finanziare la spesa pubblica andando in deficit e quindi a debito. Tutto quello che riceverete dallo Stato lo dovete pagare. Bene, a partire, lo sapete, la prima casa, IMU. Rimpiangerete Berlusconi che ti tolse la prima casa, l'ICI sulla prima casa, perché ce la faranno pagare con la rivalutazione del catasto, per cui ci arriverà. Io la mia impressione, ve la dico qui, non sono un econometrico, ma mi sa, scordatevi la tredicesima. La tredicesima a dicembre verrà sequestrata integralmente dallo Stato per pagare l'IMU. Quindi se qualcuno contava sulla tredicesima, che so, per ripianarsi un debito, eccetera, eccetera, o fare qualche cosa, scordatevelo. Quella verrà tutta confiscata. Bene, vabbè, questa qui, d'accordo, vabbè, bisogna questa. No. Questa è una. Nel Fiscal Compact c'è un'altra cosa che tutti tacciano. Dunque, noi abbiamo il 120% del PIL, il debito nostro è il 120% del PIL. Bene. La regola di Maastricht, qualcuno di voi se la ricorderà, è che il PIL avrebbe dovuto essere del 60%. Sopra, chi aveva oltre il 60% non avrebbe dovuto neanche entrare dentro il patto di Maastricht. Ecco. Però dice, no vabbè, fa dentro lo stesso, dai, vabbè. Bene, 60%. Bene. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo che il 60%, noi siamo, come si dice, eccedenti per il 60% del PIL. Bene. Entro 5 anni quel 60% va portato a zero. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che in 5 anni 5 sì, no, sì, 5% là, certo. No. Il PIL deve essere ridotto annualmente di un ventesimo della differenza tra il rapporto debito-PIL corrente e obiettivo del sì del 60%. Un ventesimo all'anno. Io ho trovato 5, comunque adesso va bene. Non è comunque la questione. Ecco. Comunque la questione non è, adesso vabbè, questa è la questione, adesso non mi metto a fare il conto, eccetera, eccetera. La questione è questa, cosa vuol dire per l'Italia? 40 miliardi all'anno. Cioè che l'Italia deve restituire ogni anno, pagare quella roba là, 40 miliardi. Ma siccome ha l'obbligo di pareggio il bilancio, vuol dire che il bilancio da qui ai prossimi anni parte ogni anno
con meno 40 miliardi di debito da restituire, per cui bisognerà fare manovre per 40 miliardi senza poter spendere nulla, perché questi sono i soldi che devono essere restituiti ai nostri creditori. Un ventesimo l'anno. Esatto, qui dice appunto, fino ad oggi, ecco, e siccome, ovvero 48 miliardi l'anno. Per cui, preparatevi, sappiamo quello che ci aspetta. 40 miliardi, 40, 40, 48, quello che è, da pagare, lo sappiamo da subito. Ecco la manovra di Monti. Allora adesso, ecco, le tasse del governo Monti, ce le ho qua, perché le abbiamo dimenticate. Allora, arrotondo, arrotondo. Per il 2012 sono previste maggiori tasse per 20.000, dunque cos'è? Milioni di 20 miliardi, va bene. Milioni di euro sono 20 miliardi. 2013-2014. Nel 2013 saranno 32. Nel 2014 saranno 35. Per un totale di 87 milioni, scusate, miliardi. Allora, come andrà a finire? Qualcuno ha fatto i conti. Ve lo do così per tirarvi un po' su di morale, ecco, perché no, non è morale, semplicemente per sapere di che morte dobbiamo morire. Perché voglio sapere, se il dottore mi dice che ho un cancro, vabbè, quanto tempo, così almeno posso fare quello che vuoi. Bene, questo è un articolo pubblicato sulla La Voce Info, e quella non so se qualcuno lo conosce, è quel giornale elettronico, la rivista elettronica di Tito Boeri, sarà recessione e sarà grave, perché a queste condizioni, tenendo conto di tutto, dell'effetto della manovra, l'impatto delle manovre di consolidamento fiscale sul PIL italiano, vabbè, questo ve la racconto, è troppo bello, nel 2012, perché questa è una mia scommessa, qui mi si dice quanto andrà giù il PIL nei prossimi anni. Quest'anno meno 5,7%. 2013 meno 3,3%. Totale in due anni meno 9. Avremo un calo del PIL del 10%. Colpa di Monti? No, poveretto, lui piglia gli ordini. Se è vero quello che, come ho detto io, lui è veramente l'esecutore di uno degli ordini che gli sono venuti dai club dei derivati. E il club dei derivati è: l'Italia deve pagare. Ecco, arrivato a questo punto, ecco, così sapete, e in questa maniera, no, possiamo fare una cosa carina. Carina. Se facciamo. A chi? Soprattutto. Noi con chi siamo? Soprattutto indebitati. Ecco, vabbè, d'accordo, dobbiamo restituire questi soldi, ma diamolo a chi? Adesso qui i dati non sono aggiornati, questo è agosto 2011. 1.400 miliardi di dollari, poi sono i dollari, l'Italia, ha un debito di 1.400 miliardi di dollari, valore assoluto. Francia, 511. 190 alla Germania. Mettiamoci anche la Spagna, dai, va là. Spagna ne ha 1.100. Così si capisce perché siamo uniti nella disgrazia. Alla Francia 220. Alla Germania 238. La Grecia, roba da ridere, allora aveva 75 miliardi alla Francia, 45 alla Germania. Ha fatto tante storie con la Grecia. Adesso che arriva la Spagna, la stanno cuocendo a fuoco lento. Prossimo, il terzo spiedino siamo noi. Ecco. Dopodiché, ecco qua.
vogliamo fare un affare del genere? Se questa è l'Europa, questa è la Spagna, il Portogallo, i maiali, questa è l'Italia, i maiali sono questi qua, con le tre penisole latine, qua c'è la Francia, qua c'è la Germania. Se è vero quello, la mia lettura, cosa sta succedendo? Sta succedendo che questi paesi qua devono pagare, perché sono debitori, questi sono i debitori, questi sono i creditori, e in questa guerra bisogna che i debitori paghino il debito, il dovuto, in modo che il loro risparmio finisca a Framagna. Questi sono creditori. Mi è capitato di usare una immagine che è vera, che ripeto anche qui, esagerata naturalmente, un po' scenica, ma esagerata. Ecco, io mi immagino, per farvi dare l'idea, ho scritto guerra, proprio perché per me è una guerra. È giocata in altre maniere, non si usano i carri armati, non si usano più gli eserciti, si usano altre cose, si usano le agenzie di rating, le agenzie di rating sono dei carri armati. Ecco, nel 43-45 la Germania ha fatto qualcosa di simile sull'Europa. A maggior gloria del Terzo Reich, ha razziato i paesi europei per portare manodopera a Berlino. Oggi sono diventati più intelligenti, non ci serve la manodopera, ci bastano i vostri soldi. E allora immagino vagoni piombati con i nostri risparmi che vadano a maggior gloria del Frankdeutsche Reich. Mi è venuto in flash. Ero a Roma, raccontavo questa storia in una piazza e a questo punto mi è venuto in mente che prima della grande, come si dice, razzia che portò poi gli ebrei romani nei campi di sterminio, prima i tedeschi fecero una cosa, imposero loro di pagare la loro sopravvivenza e loro pagarono e l'oro di Roma andò a Berlino. Non interessano più gli ebrei o gli esseri umani, interessano i soldi. C'è ancora un po' di tempo, sì? Ecco, sì, perché ecco, a questo punto, se è così, ecco, questa è la più grande rapina del secolo, del millennio. Ecco, una rapina dei nostri soldi andranno, siccome siamo ricchi, bene, non dobbiamo esserlo più. Ma questi soldi dobbiamo darli a chi di dovere, ai nostri creditori, perché i crediti vanno onorati. Io però so che esiste anche l'incauto acquisto, e se uno ha dato dei soldi a un debitore farabutto e il debitore farabutto non paga, non può esigere il creditore che lo Stato paghi a lui il debito che ha malamente contratto. Ecco, tuttavia, ecco qui, Germania, 21 febbraio 2012, Germania e Francia spaccano l'Europa. Framagna, appello di 12 paesi, misure di rilancio e mercati liberi, ma Merkel e Sarkozy non firmano. Perché? Ma perché? Perché siete così cattivi? No, non è che noi siamo cattivi, noi siamo creditori, voi siete debitori, è diversa la situazione. Ecco, io sono il proprietario di case, voi siete gli inquilini, non siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ecco, questo mi serve molto utile perché, dal punto di vista così interpretativo, perché così ricordiamo che non siamo mai tutti assieme, umma, no, siamo divisi secondo le nostre funzioni sociali e in questo caso creditori e debitori, lunga lotta di classe che è cominciata, che ha interessato per esempio la storia di Roma, quando ci furono quelli che fecero la secessione su Monte Mario, erano i debitori, quelli che poi arrivò Menenio Agrippa il famoso a dire no, bisogna stiamo tutti assieme, voi siete le braccia, noi siamo la pancia, senza le braccia la pancia non vive.
Sì, d'accordo. Chi erano quelli che fecero sessione a Montemario? Debitori. Debitori che dissero, va bene, ma noi usciamo da Roma e il debito non lo paghiamo. Risulta, beh, a quel tempo il debito, se non si pagava il debito, si finiva in galera, ti tagliavano dei pezzi. Se vi ricordate i mercanti di Venezia, una libbra di carne, non posso pagare, voglio una tua libbra di carne. Per dire, a quell'epoca cose si facevano così, adesso siamo un po' più democratici. Però messo così, ecco, non c'è niente da fare? No, perché a questo punto mi è capitato di dire, ma allora lei la vede, no, io sono ottimista. Io sono, per me la situazione è una situazione drammatica, ci mancherebbe altro, ma in movimento e gira favorevolmente. Come gira favorevolmente? Sì, perché sta cambiando qualcosa. Sta cambiando qualcosa e nessuno, cioè, lo sappiamo tutti, ma non la interpretiamo, almeno come io m'azzardo a interpretarla. Sarkozy mica c'è più, già Hollande. Cioè, il Mercosì, come lo chiamavano. Ma perché? Vabbè, d'accordo, vabbè, perché è un socialdemocrata, un socialista. Cioè, no, me ne frega niente. Se io dovessi fidarmi sulla buona fede dei socialisti, ma per favore. Ho conosciuto i comunisti italiani, meglio lasciare perdere. No, io non mi fido delle soggettività. No, per niente. Voglio l'oggettività. Sta succedendo una piccola cosa. Perché dicono, ma l'hanno fatto loro il fiscal compact. E quello, l'hanno fatto tutto questo meccanismo che vi ho cercato di descrivere, il maestro, questa roba qua, l'hanno decisa loro, Sarkozy e la Merkel. Come no? Certo. È a danno dei maiali, certo, perché allora voi capite, se è così, i soldini dell'Italia, della Spagna, i risparmi, il problema, questi risparmi vengono deviati verso Framagna. No, perché sta succedendo qualcosa in Francia. La situazione francese si sta economica, non me ne frega niente di quella politica. Ma sapesse che me ne importa niente a me dei Marine Le Pen, porta nulla. Mi interessano le situazioni economiche. Ecco, la situazione economica sta cambiando. In che direzione sta cambiando? Sta cambiando nel senso che la Francia sta diventando maiala. Anche lei? Sì, è una maiala anche lei. Che cosa vuol dire che sta diventando maiala? Che sta diventando debitrice. Perché? Perché le importazioni hanno superato le esportazioni. È un paese che importa. Non esporta più, o almeno in proporzione esporta di meno, ma se esporta, ma allora se è così, l'unico paese che esporta maggiore in Brasile cos'è? La Germania, quella maiala piuttosto, no, quella è proprio porca, vabbè, tanto per essere chiari. Vabbè, e per farci non frega niente della Germania, mi interessano i movimenti di capitali. E cosa vuol dire se lì Francia è diventata maiala? Che il fiscal compact si applicherà anche a lei. E cosa vuol dire? Vuol dire che anche la Francia dovrà pagare il proprio risparmio alla Germania. E allora mi è venuto in mente un flash. I francesi danno dei soldi ai tedeschi, il loro risparmio ai tedeschi, come fu già allora dopo la sconfitta di Sedan 1870, quando la Germania impose il suo trattato di pace facendosi restituire, pagare le spese della guerra? Mai. Risultato. Un'altra cosa che vi ho detto, non vi ho detto qua. Nel fiscal compact poi c'è sempre un, come si dice, un terzo escluso, che è la Gran Bretagna. La Gran Bretagna, cioè, è fenomenale, è dentro l'Europa, però non nell'Unione Europea. Non c'ha l'euro perché ha mantenuto la sterlina, che può svalutare, risvalutare, eccetera, eccetera. Però la chiamano e dice, facciamo il fiscal compact, e la Germania e l'Inghilterra, tu muori anche per sogno, non è il mio interesse. Risultato, il Foglio Quotidiano. Roma e Londra debbono allearsi
contro Bellino. Ah, ma siamo proprio al rovesciamento di fronte, eh? Siamo all'8 settembre, eh? Allora l'Italia e la Gran Bretagna contro Berlino. E cosa fa il santuomo di Monti? Monti corre da Obama, la visita di Monti a Washington. Adesso Obama ha trovato un alleato in Europa per rilanciare la crescita. Ah, perché gli americani stanno con noi. Certo, ci sono anche gli Stati Uniti. Stanno arrivando gli alleati. Dobbiamo resistere. È l'8 settembre. Arrivano gli alleati. Rimane solo da fare la... come si chiama? La gotica. La linea gotica poi è fatta. Li sconfiggiamo di nuovo. Non lo so. C'è una soluzione. L'Olanda. L'Olanda è precipitata. Anche lei, l'Olanda, ha detto no, basta. L'Olanda è fuori. Dietro fa mai i satelliti, i paesi, l'Austria. L'Austria deve passare ad un sistema, deve passare, fare anche lei programmi di austerità. Salta anche l'Austria. Ma veramente, è come sembra di essere nel 44. Cioè, dove sei? Ci voleva in fondo. Fare un po' di scena, sennò quasi meglio di Grillo. Sta cedendo tutto, sta cedendo il fronte. Stanno arrivando gli alleati, stanno sbarcando gli alleati. E allora, Hollande. Monti naturalmente si butta subito, si sdraia su. Scusate, un uomo Goldman Sachs? Per chi lavora alla fine? Per Framaglia? O per gli Stati Uniti? Eh? Grecia! Cosa ha detto il Fondo Monetario? La signora del Fondo Monetario? La... non mi scappa il nome. La Lagarde. La Lagarde, cosa ha detto? Oh beh, se poi se ne va via dall'euro non è mica un problema, eh? Va, grande, la Grecia, sbarcano gli inglesi in Grecia, ci sono gli alleati che stanno risalendo la penisola italiana. In Spagna adesso stiamo a vedere cosa succede. Ecco, sbarcano anche in Olanda, eccetera. Benissimo, la Germania è sempre più isolata. E allora a questo punto faccio la mia ultima profezia. Cosa succederà? Si spacca l'euro, sì, ma con una piccola differenza rispetto a quello che dicono. La Grecia torna alla dracma, la lira, l'Italia torna alla lira, quell'altro torna alla peseta. No, 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 già previsto, eh? Già previsto. La Germania esce dall'euro e ristabilisce il marco. Al che uno dice, vabbè, ma che cacchio stai a dire? Dunque, 17 novembre 2011, i falchi, l'euro. I falchi vogliono sdoppiarlo in due monete, una per il nord virtuoso, l'altra per i pigs. È già la Francia, la Germania ha già fatto stampare in Svizzera i nuovi marchi. Si chiameranno Neuro. A questo punto il nostro è già stato battezzato Sudo. E con questo credo che posso finire. C'è un piano operativo per la nuova moneta. Banche chiuse, frontiere controllate. Berlino, 10 giorni per salvare l'euro. Sullo Spiegel. In un lunedì le banche chiudono per contabilizzare tutti i conti correnti. Il martedì tutte le banche cominciano a consegnare ai clienti blanconote e euro, ma timbrate con un inchiostro magnetico che le rende riconoscibili come euro tedeschi. Controlli nazionali tedeschi alle frontiere assicureranno che privati o investitori stranieri non portino in Germania i loro euro per farli timbrare. Gli euro non timbrati sono destinati a svalutarsi. Dopo circa due mesi saranno pronte le banconote della nuova valuta. La Germania abbandona l'euro e introduce una nuova divisa da sola o con altri paesi. Un altro giorno di banche chiuse per convertire della nuova valuta tutti i conti in Germania. La nuova valuta varrà circa il 25% in più dell'euro indebolito dall'uscita di Germania ed eventuali alleati.
mettiamo che se ne vada e faccia il euro, gli altri mantengono l'euro. Però cosa succede all'euro? Che si svaluta. Cosa significa che si svaluta? Che a questo punto le esportazioni aumentano. E allora quel giochino per cui noi diventavamo maiali perché importavamo di più delle esportazioni, riprende l'esportazione. È la manovra che ha fatto Amato nel 92. La manovra Amato passa come un sant'uomo, come quello che ha salvato l'Italia nel 92. Adesso si tratterebbe di salvare non soltanto i paesi maiali, ma secondo me anche la Francia. Di salvare l'Europa meno la Germania. Certo che ci saranno dei problemi, ci mancherebbe, nel 93 c'ero, non è stata una cosa simpatica farsi il 93, il 93 e 94, d'accordo, certo, però perché adesso, coi dati che raccolgo, eccetera, come sarà il 2013-2014? Cioè, è ovvio che se mi faccio operare perché ho un brutto male, avrò dei problemi dopo. Dovrò stare in convalescenza e forse con delle grosse difficoltà. Ma se non mi faccio operare, crepo. Allora il problema è, ci possiamo salvare a queste condizioni? Allora, secondo la mia analisi, questo è un meccanismo perverso che porta alla distruzione dell'Unione Europea. Perché i tedeschi, nella loro strategia egemonica, ci massacrano. Allora tanto vale. Ecco, 8 settembre si fa la resistenza. Non è che la resistenza è stata rose e fiori, perché poi però è venuto il 25 aprile, ma dall'8 settembre al 25 aprile sono stati anni, è stato un bel pezzo di tempo terribile. Questa potrebbe essere, poi è la storia che decide. Allora, ecco, l'alternativa, ecco, perché non fare default? Appunto, ho detto, la soluzione del default c'è, semplicemente il debito non si paga, molto semplice. Cioè, per continuare a fare l'esempio dell'inquilino, e io non esco, mi dà lo sfratto, e io sto dentro in casa, devo mandarmi la forza pubblica per tirarmi fuori. Certo. Ci sono dei danni, ci mancherebbe altro a fare default. Intanto però non sarebbe il default di una nazione, ma sarebbe il default di un'area. Poi bisogna stare attenti perché bisognerebbe calibrare, ma ci sono questioni tecniche che si possono risolvere. Non paghiamo neanche la casalinga di Voghera, poverina, che ha messo i suoi soldi nei bot italiani. Si tratta di valutare tecnicamente come fare. Vi ho raccontato appunto, l'Islanda l'ha fatto. Vabbè, l'Islanda dice sono 250.000 persone, quindi un altro, ci mancherebbe altro. L'Irlanda no, l'Argentina ha fatto qualcosa di simile, poi ci sono stati i creditori italiani che sono rimasti lì e sono ancora lì che aspettano i soldi. Creditori, perché avete messo i soldi nei bond, non so come si chiamano, argentini, a rischio? Se uno compra un titolo pericoloso, ma deve assumersi il rischio, e il rischio è che possa non essere ripagato. Non è che io gioco e poi dopo, se mi va male, voglio essere coperto da una garanzia. Ma allora gioco anch'io. Scommetto su un cavallo che non vince, però voglio avere la stessa, voglio almeno il rimborso dei soldi che ci ho messo. Ma quando mai? Ma in quale luogo di scommesse ci si comporta così? Default. Qual è il problema che oggi non funziona? Uno, l'opinione pubblica non è pronta. Perché? Perché l'opinione pubblica non capisce qual è la situazione, quello che ho cercato di spiegare. Cioè, adesso credo di poter dire che una lettura così, faccio la sfida, nessuno dei presenti l'ha mai sentita. Un tentativo di costruire un ragionamento in questa maniera non l'avete mai sentita da nessuna parte. Benissimo. Quindi, l'opinione pubblica non ne sa una mezza. Viene malamente indirizzato e il default passa come una infamità, come una sconfitta. Dire il debito non si paga, che roba, ne va proprio della mia autostima.
Ma chi l'ha detto? È una questione tecnica. Allora, per esempio, abbiamo gli esempi, ecco. Nella prima guerra mondiale l'Italia si è indebitata come un accidente, perché cosa credete? Come credete che abbiamo vinto la prima guerra mondiale? Perché lo Stato doveva far produrre armamenti, tutto quello che serviva per il fronte, per poi fare la resistenza sul Piave, poi la vittoria a Vittorio Veneto. Allora un debito enorme. Un debito enorme che si è trovato alla fine della guerra e ha pesato e rompeva le scatole. Beh, Mussolini nel 26 lo risolve con un colpo di bacchetta magica. Cosa fa? Cioè, bene, tutti coloro che hanno sottoscritto il debito, tecnicamente si dice che l'ha trasformato da redimibile a irredimibile. Cioè, tutti quelli che avevano i titoli di debito italiano sottoscritto durante il periodo di guerra, bene, lo Stato si impegnava in questa maniera, di pagare, continuare a pagare per sempre gli interessi, mai più il valore capitale. Trasformo il tuo debito pubblico in una rendita perpetua, però il valore capitale te lo scordi. La decisione viene presa appunto, ci voleva però Mussolini con le condizioni di contorno che conosciamo benissimo. Ecco, perché a questo punto era previsto che se qualcuno aveva problemi, no, a me quei soldi lì mi servono per la mia sopra, immaginate la vedova che aveva messo i soldi, eccetera, eccetera, per cui non poteva. Benissimo, se qualcuno ha bisogno, assolutamente bisogno, di avere indietro il capitale che aveva investito e non potendogli bastare i tassi di interesse che veniva pagato, bene, viene alla sede del fascio e lo spiega. Si racconta che ad andare alle varie sedi del fascio a spiegare perché avevano bisogno di ricevere la restituzione del valore capitale siano stati in un migliaio in tutta Italia. Però se voi capite che ci vuole, appunto, ci vuole una consistenza, una autorità governativa e un seguito di popolo che non sono quelli che ancora con cui ci troviamo a che fare. Io non, così come mi sto accorgendo lentamente che potrebbe darsi che la Grecia se ne vada, perché non è più nell'ordine delle impossibilità, ci stiamo già cominciando ad abituare, forse se ne stiamo, prima si diceva non può uscire con questa stupidaggine perché non è previsto negli accordi di Maastricht che un paese fuoriesca. Allora ne ho parlato con uno storico che è abituato a studiarsi i complotti, è quello storico che ha scoperto l'armadio della vergogna nel ministero, cos'era, degli interni, semplicemente un armadio che era stato girato con le ante contro il muro, dopodiché lui ha detto, ma scusate, lui era ricercatore, dice, quella roba lì che cos'è? Ma ha trovato che c'erano documenti, pratiche sulle stragi, c'erano stragi naziste che erano rimaste chiuse, cancellate, semplicemente l'avevano girato dall'altra parte. Dopodiché, dov'è l'uscita? Da contro il muro? Non si può aprire. Va bene, no, allora, bene, ne parlavo, dico, ma qui c'è la questione che non si può, non è prevista un'uscita dall'euro. E lui mi ha detto, appunto, da buon dietrologo, complottardo, sei sicuro che l'atto di Maastricht che conosciamo è tutto e che non ci siano dei protocolli segreti? E che tra i protocolli segreti non ci sia anche la clausola di uscita dell'euro? Ma ti pare possibile che paesi come la Germania e la Francia non si sono preparati anche eventualmente la via di fuga? Questo vorrebbe dire che una soluzione per uscire è possibile. È comunque sempre possibile. Dopodiché sulla Grecia stiamo pian piano entrando nell'ordine delle idee che forse se esce non è un gran problema. Può succedere, ecco, vabbè, poveracci, d'accordo, si arrangeranno come l'Argentina, faranno quelle cose così. Bene, e sto aspettando che anche, e quindi nell'ordine, nell'opinione pubblica, comincia a correre sta. Questa possibilità, che poi casomai la storia non la giocherà, però si può fare, ecco, potrebbe capitare. Bene, sto aspettando che anche nell'opinione pubblica generale cominci a correre il principio che forse il debito pubblico potrebbe anche non pagarsi, se non tutto,
una parte potrebbe anche non essere pagata, potrebbe essere appunto come aveva fatto Mussolini, consolidata, con dei danni, o ci mancherebbe altro, certo, ma ogni gesto economico si paga, eh? Nessun pasto è gratis, men che meno questi pasti qui sarebbero gratis, però si tratta di valutare cosa mi succede a intervenire in un certo modo e cosa che mi succede a non intervenire. A questo punto devo fare un conto, se a intervenire in un certo modo, anche dannoso, anche grave, ho un danno di 100, ma a non intervenire ho un danno di 1000, beh, allora forse mi conviene intervenire. Ecco, Dagong, loro si sono, i cinesi, si sono fatti questa agenzia di rating che dà le sue valutazioni secondo criteri propri, non secondo i criteri Standard & Poor's, Moody's e Fitch. Pensate alla stupidaggine, non esiste un'agenzia di rating europea. Bene, i cinesi si sono fatti un'agenzia di rating loro che dà le proprie valutazioni e soprattutto serve per indirizzare i risparmiatori cinesi. Se guardate, tenete conto delle nostre valutazioni, non di quelle altre, perché le altre, che mi pare di avervi fatto intuire, sono falsate, sono di parte. Ecco, se nel film Inside Job, un bellissimo documentario, questi sono stati nel 2010, il governo Obama ha sottoposto a inchiesta queste agenzie di rating e ci sono le audizioni, ci sono brani sulle audizioni che vengono, cioè, no, ma no, le nostre non sono valutazioni, sono opinioni, noi diamo soltanto delle opinioni, cioè diciamo, non so, immaginate, io sono uno di quelli che gira per i ristoranti a dare i giudizi, dice guarda, quel ristorante lì fa schifo, ecco, cioè, non è che lo disfate, se siete voi potete dire ma ci vado lo stesso, quindi che se ne frega, la mia è un'opinione, non sono d'accordo con il giudizio del critico culinario, ecco, quindi loro si sono difesi in questa maniera, semplicemente c'è una piccola cosa che loro si sono dimenticati. Ci sono delle istituzioni finanziarie particolari in tutto il mondo che siccome trattano denaro sensibile, particolare, poi vi dirò quale, bene, per legge, per regolamento interno, sono obbligate a trattare soltanto titoli di alta qualità, quindi che abbiano la qualifica 2A, 3A. Non possono trattare titoli con B o peggio, o men che meno con C. Va bene, perché? Perché i titoli con B e con C sono rischiosi, quindi devi prendere titoli di ottima qualità. Questi titoli, queste agenzie, dov'è? Ah no, era sopra, esatto, questo. Queste agenzie sono sparite. Queste eccolo. Quindi voi capite, ci sono per regolamento, compresa la BCE, ci sono istituzioni che non possono trattare con titoli che non siano, che non abbiano la tripla A, o la doppia A adesso, sicuramente non titoli con la B o con la C o con solo A. Ho detto è la BCE. La BCE dà soldi alle banche solo se le banche presentano titoli di alta qualità. Ma ci sono altre istituzioni delicatissime che hanno obbligo di comprare titoli con tripla A. Sono i fondi pensione. I fondi pensione non possono rischiare con i soldi delle pensioni. Devono investirli, certo, perché non possono lasciare via il cassetto. Certo, ma proprio perché sono soldi che servono per poi, che devono essere poi pagati, restituiti ai sottoscrittori che sono i pensionanti quando saranno in pensione, perché sono l'accumulo dei fondi pensionistici, bene, devono trattare titoli con tripla A. Bene, significa titoli inglesi, titoli francesi, titoli tedeschi e soprattutto non devono comprare titoli italiani o greci. I fondi pensione italiani non possono comprare i titoli del debito pubblico italiano perché glielo impedisce la procedura. Allora non è un'opinione. Non venitemi a dire che quando date la tripla A
quando valutate i nostri titoli, i titoli date soltanto una valutazione, una opinione, che uno può anche non seguire, perché se uno mi dice che il film con Pieraccioni fa schifo, io posso dire a me Pieraccioni mi piace, lo vado a vedere lo stesso. Ma se il regolamento mi impone, se quello lì ti dice che fa schifo, non devi andare in quel, a vedere quel film, cacchio, mi sono un po' incastrato. Bene, quindi la Dagong, la Cina, si è fatta la sua agenzia di rating, dopodiché dice bene, dopodiché le proprie istituzioni finanziarie devono tenere conto delle valutazioni della Dagong e non delle valutazioni anglo-americane. Opportunistiche, come mi pare di aver capito. Dopodiché dice vero, perché la Germania, perché, ma però, perché la Cina non ha, come aveva provato a fare Tremonti, no, Tremonti aveva cercato di aprire la Cina, diceva vabbè, ascolta, questi qua non ci vogliono rinnovare, ecco allora si capisce l'operazione che ad agosto ha fatto Tremonti. Qual è la mossa? Non rinnoviamo il debito pubblico italiano, se lo devi pagare. Bene, e se io trovo uno che me lo rinnova lo stesso? È andato in Cina? No, in Cina. Ha trattato con i cinesi. Dire, bene, rinnoviamo, rinnova il... Ci comprate i titoli degli italiani? I cinesi sembrava che all'inizio avessero anche accettato, fossero stati interessati, diciamo. Poi dopo si sono tirati indietro. Per due motivi. Uno, perché non comprano titoli di Stato, ma comprano eventualmente degli asset patrimoniali. Sono anche intervenuti in Grecia, hanno comprato il Pireo, avevano chiesto di affittare Gioia Tauro, il porto di container. Non gliel'abbiamo dato. Anche perché voi capite, se poi dopo arrivano questi ci comprano le imprese e così via, condizionano poi la politica estera. Dopodiché la smettiamo di piangere sul ticket. Dopodiché c'è qualcuno che si incacchia però, se ci facciamo, diventiamo così filo asiatici invece di essere filo atlantici. Uno. Due, perché l'altra cosa, perché si sono stati, loro hanno provato a fare qualche cosa, qualche di correre un po' in aiuto ai paesi occidentali nel dopo la crisi del 2008 della Lehman Brothers. Bene, hanno preso una strinata bestiale, perché hanno sottoscritto titoli in dollari e in euro, e i dollari e in euro si sono svalutati, per i titoli in borsa o titoli comprati in azioni, i titoli hanno perso di valore. Bene, a questo punto hanno paura di sottoscrivere i titoli in euro, anche perché, penso di avervi fatto capire, l'euro non si sa se fra un anno c'è ancora. E allora sottoscrivo dei titoli in euro. Che garanzia c'ho? E siccome i cinesi, a differenza degli occidentali, hanno sempre la visione lunga, hanno una visione breve, hanno sempre una visione lunga, di prospettiva, no, no, tant'è vero che hanno detto no, noi restiamo alla finestra, stiamo a vedere, poi ne parliamo fra, sono rari i cinesi, 10.000 anni. Ecco, quindi, giustamente dal loro punto di vista, perché dobbiamo venire a salvarvi? Che cosa ci date in cambio? Eh? E rompete le scatole che poi invitate i Dalai Lama, e allora niente. Ecco, la domanda più intrigante era quella della signora, diceva perché una parte non sarà rinnovata. Dunque, intanto no, 10%, no, io ho detto 10% per dire, non lo so, una parte non sarà rinnovata. Ecco, e qui c'è una cosa, è una questione proprio teorica, perché c'è quella che è stata chiamata la trappola della liquidità. Cosa vuol dire questo? Ecco, vuol dire che se io ho dei risparmi, va bene? Ecco, ho dei risparmi e li investo. E investo in, appunto, in imprese, in titoli, quello che ho. Benissimo. La situazione è, la situazione economica generale è molto inquieta, turbolenta. Io che ho i soldi, dobbiamo metterci nei panni dei risparmiatori. Io ho i soldi, risparmiatori, ma non pensate ai risparmiatori, no, quando pensiamo ai risparmiatori non siamo noi, siamo questi, immaginate George Soros, uno che muove quantità enormi di denaro da una parte all'altra del mondo. Datevi a leggere, se la cosa vi interessa, c'è un bellissimo libro di Luciano Gallino, visto che viene appunto, che si chiama Finanza Capitalismo, il libro è pesante, un posto, non
non è una picchiatina come la mia, ecco, vabbè, è diversa la struttura, i due personaggi, me e Gallino, però se uno resiste, madonna, si capisce che cos'è questo finanzcapitalismo e cosa c'è dietro. Bene, allora immaginate questi risparmiatori che hanno questi soldi, ce li hanno, perché non è che manchino i soldi, semplicemente la situazione generale è così inquieta, preoccupante, che io non me la sento di investire. E allora il grande economista John Maynard Keynes ha detto, beh, e allora cosa fa gli investitori, gli risparmiatori in questa condizione? Non investe e tiene il denaro in forma liquida. Liquida, cosa vuol dire liquida? Vuol dire che la tiene più possibile vicino al contante e quindi farà investimenti a brevissimo termine, cioè usa e getta, investo oggi, domani vendo. Ecco perché improvvisamente vedete, si viene fuori la borsa ieri ha ripreso, siamo ritornati sul poi il giorno dopo precipita, va giù in fondo, il giorno dopo riprende. No, perché questi vanno avanti, riescono a guadagnare su uno spostamento di poco, si poteva fare un giochino, basta uno spostamento poco di un titolo, se io muovo quantità enorme di denaro io ci guadagno, anche se lo spostamento è dello 0,001%. Siamo noi che se non c'è proprio il rialzo grosso non guadagna un pupo. Ecco. Bene, questa preferenza, questa la Keynes l'ha chiamata, preferenza per la liquidità. Io il denaro lo voglio tenere in contanti. Quello che sta succedendo in Grecia, che la corsa agli sportelli a tirar fuori i soldi dai conti correnti, si sa mai, è meglio che me li tengo in casa piuttosto che lasciarli in banca. Ecco. Perché potrebbe succedere, come successe in Islanda, nel 2008, il film Inside Job, che vi consiglio, del documentario, anche in italiano, di vedere, è straordinario, proprio comincia con la situazione islandese, improvvisamente questi vanno al bancomat e si trovano scritto prelievo non disponibile. Le banche erano arrivate in una situazione di crisi tale che nessuna dava più soldi ai correntisti. Quindi i 250.000 abitanti dell'Islanda si sono trovati da un giorno all'altro che non potevano tirar fuori un quattrino dal banco. Per quello che poi alla fine dopo si sono arrabbiati. Come si sono, ecco, preferenza, questa è la preferenza per la liquidità. Il fatto che io voglio, istengo i soldi in forma liquida e non li do a nessuno, non li investo in niente, in niente. Per far capire l'immagine, ecco, questo fenomeno Keynes lo trova per la prima volta durante la crisi del 29 e in maniera macroscopica lo vede lì bene e lo descrive, dice proprio addirittura una trappola della liquidità, per cui anche se io gli offro delle condizioni straordinarie, ecco, vabbè, questo ve la posso fare, ecco, immaginate, ecco, dice, perché qui bisogna capire come funziona un po' di Keynes si inventa una formula, cioè l'investimento, quale che sia, dipende da due variabili. Una sono le aspettative di profitto e l'altro è il tasso di interesse. Aspettative di profitto, quello che spero di guadagnare. Notate, la parolaccia è spero, non guadagnare, spero. Perché non è un guadagno sicuro, ma un guadagno sperato, atteso, previsto e quindi incerto. L'altro invece è il tasso di interesse, sono i soldi che mi chiede la banca. Se voglio andare, vado a prendere i soldi, la banca mi dice te mi devi pagare questo. Questo è certo, ma questo è incerto. Benissimo, allora cosa dice Keynes? Se anche il tasso di interesse fosse zero, immaginate, la banca ti dice vi do i soldi gratis, venite qua, ve li do gratis. Cioè, se meno di così, cosa vuoi che li faccia? Zero. Ma le aspettative di profitto, io non vedo un futuro. Eccola, quando si parla oggi di la recessione rischia di diventare depressione, e il termine depressione è anche psicologico. Stiamo precipitando in un tunnel depressivo. Cosa vuol dire? Che io non vedo più speranza di futuro, dopodiché nella disperazione mi ammazzo. Bene, se le aspettative di profitto sono negative, consegno meno, anche se il tasso di interesse fosse zero, gli investimenti sono negativi. Bene, questo fenomeno l'ha visto Keynes per la prima volta, no, forse c'era anche prima, ma comunque l'ha studiato e l'ha razionalizzato per la prima volta Keynes nella crisi degli anni 30.
E la cosa più divertente, così ve la faccio ricordare per sempre, è che quindi il denaro c'è, ma non gira. Chi ce l'ha se lo tiene, non lo dà nessuno, perché, come diciamo sempre, non si sa mai, lascia ben lì, tienilo lì che non si sa mai, va a finire che poi ci serve. Benissimo. Bene, per spiegarlo, c'è Walt Disney inventa un personaggio dei cartoni, Paperone di Paperoni. E Paperone di Paperoni, nel suo bunker, coi soldi che c'ha Piero Zeppo, ci fa il bagno perché è liquidità! Perché quando siamo in quella trappola della liquidità, Paperone tiene i soldi e ci fa il bagno dentro e non li dà a nessuno, men che meno Paperino. Bene, allora, e arriviamo alla domanda che lei aveva posto. Stiamo precipitando in una trappola di liquidità. Perché? Perché la situazione è assolutamente incerta, per una serie di circostanze che vi dico, politiche, così arriviamo all'ultima domanda che era la questione politica. Ecco, che era il suo appunto. Quest'anno, dunque, adesso deve votare la Grecia, poi votano gli Stati Uniti, poi vota la Germania, poi vota la Cina. Che cavolo di governi vengono fuori? Come sarà la faccia del mondo da qui? Ah, poi dobbiamo votare anche noi. Bravo, per scontato. Al punto che c'è già qualcuno che sta dicendo l'Italia se ci lasceranno votare. Perché potrebbe esserci anche quella soluzione lì. Ecco, allora come sarà il mondo? Adesso voi non siamo abituati a fare questo collegamento, ma a Pechino sta succedendo, stanno facendo una resa dei conti allucinante per la successione, per la nomina del nuovo presidente, non so come lo chiamano loro, quello che è. Ecco, c'è stato uno, Bo Xilai, che è finito in galera con la moglie accusata di avere assassinato il suo amante inglese. Il Bo Xilai l'altro giorno ha detto: io ripudio mia moglie. Comunque lui, che era un papabile della corrente maoista, che avrebbe potuto prendere il potere, bene, è stato in qualche in questa maniera estromesso. Questo è uno. La Merkel, vengono fuori i socialdemocratici. In America ce la farà Obama? Ce la farà? Siamo sicuri? In Italia? E arrivo alla questione politica. Cosa succede? Perché la questione politica viene fuori, anch'io sono molto incuriosito, preoccupato della questione ungherese. Ecco. Allora, perché sta succedendo? Qui c'è una cosa, questa devo fare un ultimo pezzo di... Vedete, noi siamo abituati a concepire la politica, l'elettorato, ecco, come se fosse, perché sono gli anni dal 45, l'elettorato si condispone secondo la famosa curva di Gauss, così. Per cui qua c'è l'estrema sinistra, qua c'è l'estrema destra, qua c'è il centro destra, qua c'è il centro sinistra e qua c'è il centro. Ecco. Per cui a questo punto il centro era dal 45-46 in poi la famosa Democrazia Cristiana, la famosa DC, ecco, centro-sinistra, c'era l'estrema sinistra, c'era il PSI, poi qua c'era il PC, il famoso PC, qua c'erano i partiti liberali, qua c'era il MIS, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di archeologia della politica. Bene, la strategia elettorale era di convergere verso il centro, perché al centro c'è il bacino più importante di voti. I voti, perché la gran parte dell'elettorato è moderato, per cui per vincere bisogna, notate, spostarsi il MIS al centro e il PC al centro, aprire verso il centro. La politica dei due forni. Bene, ecco, è successo che non funziona più così. Abbiamo pasticciato con le riforme elettorali, cambiato tutto, ma forse è perché è cambiato il mondo, è venuto fuori il cammello. Come ha fatto il cammello? Bisogna stare nella media, nella mediana, che è la normalità. Poi hanno cambiato, il mondo è cambiato, e siamo passati al bipolarismo,
col bipolarismo è venuto fuori il cammello. E il cammello l'abbiamo visto in Francia, l'abbiamo visto in Grecia e lo stiamo vedendo anche in Italia. E cosa vuol dire il cammello? Che non c'è più la mediana, ma ci sono le mode. Si chiamano mode statisticamente. E le mode sono due. In mezzo non c'è più nessuno. Casini, posso essere così molto più, a ridurre proprio dalla grande teoria al quotidiano. Proprio chiudiamo proprio con le cose di casa. Ecco, bene, qui dentro non c'è più nessuno. Beirut in Francia, 9%. Carino, poverino. Il partito di centro, quello è, sì, il popolare, non per favore. Cosa c'è? Questo è il centro. Questo è il centro-sinistra. Questa è l'estrema sinistra. Questo è il centro-destra. Questo è l'estrema destra. Ma allora se è così, se si vuol vincere, bisogna o puntare sull'estrema sinistra o puntare sull'estrema destra. Al centro non c'è più niente. Cosa vuol dire? Significa quella situazione che abbiamo verificato al tempo della Repubblica di Weimar. Improvvisamente c'erano i socialdemocratici che governavano, e che stavano qua poverini, e che si sono trovati in una situazione appunto da cammello elettorale con il Partito Comunista e il Partito Nazista. Dopodiché se la sono giocata a quell'epoca addirittura sparando, e ha vinto, lo sappiamo tutti, il Partito Nazista. Bene, si stanno verificando appunto questa divaricazione che hanno prodotto loro, l'hanno provocata loro, perché siamo passati da un sistema proporzionale che aveva tante belle caratteristiche ma che convergeva al centro, no, bipartitismo, anzi bipolarismo, destra e sinistra, poi bisogna, tu devi scegliere da stare da quale parte vuoi stare, benissimo, allora o sto a sinistra o sto a destra, al centro non ci sto più. Bene, a questo punto abbiamo Hollande, sì, e quell'altro, Hollande, e Mélenchon dove l'avete messo? L'estrema sinistra francese, e qui Marie Le Pen, oppure ancora più bello, in Grecia c'erano il PASOK e quell'altro, Nuova Democrazia, i due partiti che sarebbero, sarebbe stato il partito, diciamo, democratico e la vecchia democrazia cristiana della greca, spariti, scomparsi, non c'è più niente, nessuno qua dentro. E cosa c'è? Siriza, estrema sinistra. Alba Dorata, estrema destra, nazista. In Polonia, no, in Ungheria. In Ungheria, ecco, ha vinto l'estrema destra, non solo ha vinto, ma perché questi sono cretini, siccome fanno le elezioni, per governare bisogna dargli anche il premio di maggioranza, certo, per cui se anche sei partito di maggioranza relativa, però c'hai il premio di maggioranza, così finalmente puoi governare e puoi dire addirittura puoi arrivare a raggiungere i due terzi del Parlamento. Bene, ha vinto l'estrema destra di Orbán, ha avuto i due terzi col premio di maggioranza, non ha vinto i due terzi, ha avuto il premio di maggioranza perché gliel'hanno dato i costituenti, che bisogna fare il governo forte, per cui bisogna dare, e se vince l'estrema destra, bene, questo governo forte di estrema destra che ha i due terzi del Parlamento, del Parlamento, dei seggi, bene, sta cambiando la Costituzione a colpi di maggioranza, perché l'opposizione è stata estromessa dal Parlamento, e stanno facendo delle cosine molto carine, Una è molto interessante dal punto di vista economico: la banca centrale deve essere sottomessa al potere dello Stato, non può essere più un'autorità indipendente separata, ma deve fare quello che dice il governo. Dopodiché uno dice, beh, in una situazione come questa però potrebbe essere interessante che la banca centrale obbedisse al governo. Bene, rischiamo una divaricazione di questo tipo e ce la giochiamo, estrema sinistra o estrema destra. Dopodiché, siccome gli diamo il premio di maggioranza, non occorre neanche che raggiunga il 70% dei votanti, basta il 51% e poi gli diamo il 70%, il 75% dei seggi. Grande! Perché vedete, quando si fanno le riforme costituzionali, io ho imparato studiandomi un po' gli inglesi,
ed facciamo un provvedimento costituzionale di un certo tipo, bisogna subito pensare non se ci va a favore nostro, ma se andasse a favore del mio avversario, io come mi trovo? C'ho la prova. Carlo Marx è vissuto per tutta la vita a Londra, con tutte le conseguenze, sapete, quello che ha combinato, ecco, lo sappiamo. Bene, non è mai stato perseguitato in nessuna maniera dal governo britannico. Perché? Perché se per caso lo trattiamo bene, il giorno che mai vincessero loro, ci tratteranno bene. Scusa, Regina Vittoria, perché non vai là, non lo pigliano, lo cacci in galera, Carlo Marx? No. Anzi, la Regina Vittoria voleva avere informazioni. Ma come ha fatto Carlo Marx? Questo è un aneddoto divertente. E ce l'hanno... Dice, allora è stato un baronetto, Sir Elphinstone Grant, che dice, signore, ci vado io. Ci vado io. Come? Vado a trovarlo io. Lei non può, ovvio, non può, la Regina d'Inghilterra. Scusi, piacere, Regina Vittoria, lei chi è? Carlo Marx, il direttore. No, ci vado io. Si fa invitare a pranzo. E poi fa un rapporto. E racconta, dice... Come lo giudica, una persona assolutamente piena di buone idee, sì, su certi toni così un po' cose, eccetera, eccetera, e finisce, non sarà certo lui a mettere a fuoco il mondo. Ecco perché gli inglesi ragionano, gente, attenti alle leggi che facciamo, servono a nostro, perché sembrano, anche quelle che sembrano a nostro favore, guardate che possono essere a nostro danno se vince la controparte. Diamo il premio di maggioranza, giorno verrà che vincessero i grillini, dopodiché se li pigliano i saggi. Ma, come dice un detto, qua chiudo veramente, Dio acceca chi vuol perdere. Questi devono scomparire e si scavano la Germania, i politici nostrani, da soli, la fossa. Paradosso, ecco per quello che sono ottimista. Vincerò. E cosa fai per vincere? Nulla. Perché? Perché fanno loro. La dico cattivissima. Questa poi è l'ultima. Non occorre mica fare propaganda per le BR, per le BR, buttando bombe Molotov contro l'agenzia di Equitalia. Bastano le cartelle esattoriali. Fatele circolare le cartelle esattoriali. Aspettate che arrivino. È più propaganda quella di qualunque altra propaganda politica. Non occorre fare nulla. Ci pensa Befera. Thank you.